Signori e altri signori, perché di femmine non ce ne sono, ahimè. Benvenuti in questa nuova live, siamo al secondo appuntamento di Match Analysis. Oggi vedremo assieme Makers contro Wild Runners che si è giocata ieri. Leggiamo già la chat, vediamo Tanin 3 che è il primo ed è molto contento, insulta. Li salva spara i razzetti. Rick 99 credo sia Ricky Inter, ci abbiamo troppi Ricky in squadra, quindi... No, no, è questo Ricky Inter. Ragazzi, troppi Rick, tutti con gli stessi numeri. Non sto capendo. Cambiate nome, fate qualcosa. Non ho so tempo. Ok. Rick 99 è tempo. Mentre Ricky Inter 99 è Ricky Inter. Vediamo anche il terzo Rick, ovvero Melrick. Oggi è il raduno. Oggi li abbiamo tutti qui, tutti i Rick, tutti pronti. Salutiamo anche Mesh che ci saluta in arabo. Io non so salutarlo in arabo, quindi ti saluterò in italiano. Ciao Mesh. E vediamo poi Pino Pame 63 che ci saluta. Io saluto te, caro Pino. Nel caso tu non conoscessi me, io sono Viper, giocatore dei Makers di Pro Club da circa un anno. Johnny se l'è presa di festa, essenzialmente, non lo vedo nemmeno in chat. Quindi belle le coppole spammate da Ricky Inter, un po' come a evocare. Aspetta, aspetta, Cisco, questa cosa non si può dire. Signor moderatore, può oscurare questo messaggio, per favore, grazie. E Melrick dice qualcosa che credo sia arabo. Non lo so, io non so l'italiano, cioè so a malapena l'italiano, quindi l'arabo no, non credo nemmeno di volerci lavorare. Mi dissocio, giusto, l'importante ragazzi è dissociarsi come fa Gianca di solito. Allora io direi, visto che non ci sono né Hyperzenith né Johnny, quindi siamo praticamente senza capitani, a tutti i ragazzi della squadra, tra cui Cisco che bestemmia avrò censurato, di sfogarsi contro i capitani, tanto non ci sono ragazzi, potete dire quello che vi va. E altra cosa, la musica che sentite in sottofondo, se la sentite, non lo so, io personalmente la sento, fatemi sentire se si sente bene, se la volete più alta o più bassa, è cambiata rispetto alla scorsa live perché Johnny tra poco mi prendeva a schiaffi, ha detto sì, ma se la vuoi mettere su YouTube non devi mettere quella col copyright, verissimo, quindi siamo con questa playlist gentilmente offerta dal moderatore di Salva 3007, gentilmente offerta da te. No, in realtà no, ci ha pensato il moderatore, però se qualcuno ha delle playlist migliori, no copyright, dubito, perché davvero ragazzi, playlist no copyright, ma che roba è? Comunque ci attrezzeremo, troveremo qualche metodo alternativo, perché con sta roba nelle orecchie non si può stare. Ecco il moderatore che non oscura i messaggi. Devo licenziarti, secondo me, non lo so. Allora, passiamo alle cose formali. Con Ricky Inter che continua a salutare gente. Hey there, I'm using WhatsApp. Sì, è proprio quello che mi ha ricordato quel messaggio. Ho playlist di me che faccio versi voi. Preferirei quella playlist dove fai i versi dopo l'espulsione ingiusta. By the way, musica bassa. È appena finita. Dov'è il ragazzo che mi insulta? Non c'è. Non c'è Little Timo. Non c'è. Volevi forse il confronto diretto. Comunque alzerò un po' la musica e skipperò questa canzone perché non la sento nemmeno io, quindi non so, magari è rotta. Eccola, no ragazzi, non vi insultate. Insultatevi stasera in campo, che stasera ricordiamo cosa abbiamo stasera? Andiamo a vedere i giovani conciliatori questa sera cosa hanno. Martedì 17 dicembre contro Amelia Esports in VPC Coppa Italia quarti di finale. Ragazzi, come ci siamo arrivati ai quarti di finale di Coppa Italia? E successivamente 22:30 contro ICG Horus per la Serie A ESL. Martedì 17 settembre. Beh. 17 dicembre è bellissimo, ragazzi. E mentre mi ha dato rosso, sì, ti aveva dato rosso, come ha dato rosso pure ieri al nostro avversario, ma questo lo vedremo più tardi. E mentre c'è un Kimbebe, direi di partire con la nostra cara arena. Beh, c'è anche il cursore rispetto alla scorsa live. La scorsa live non c'era perché semplicemente me ne ero dimenticato. Oh, ma le cuffie quindi aiutatemi. Io in questo momento lo senti anche il microfono e sono le cuffie che ti ho suggerito. Molto, molto semplice. Non lo dirò in live perché non mi pagano per sponsorizzare assolutamente niente. Non c'è nessuno che vuole la presentazione della squadra questa volta, vero? Perché l'ultima volta c'era Brando che cercava la presentazione della squadra. Io direi a questo punto di mostrare le formazioni, mentre Salvatore mi chiede robe. Ah, ok, no problem.
Una cosa rapida, di che sono fortissimo, Fabie, ma te sei il più forte proprio dell'umanità. Ecco Johnny, benvenuto Capitan Johnny. Stavamo facendo la presentazione delle formazioni e direi di organizzarci in un modo astruso, di passare direttamente a fine primo tempo a mostrarle, perché io le ho prese, ragazzi. Ci ho messo un po' perché ammetto che stavo rispondendo a dei messaggi su WhatsApp durante la partita, cioè tra il primo e il secondo tempo. Poi mi sono ricordato di dover prendere le formazioni e quindi adesso si fa una scalata di tutto. Ciao, posso fare un provino? Melrick, purtroppo noi non prendiamo più nessun Rick, ne abbiamo già tre. Questa è la nostra formazione, ragazzi. Alessio Zen come punta? Semplicemente Alessio Zen ai lati, Giancapisolo, ovvero Fabietto, not Stonks, quindi Jerry. Ancora più ai lati, Rick, uno dei Rick, il Rick secondario, chiamato anche Temp. A sinistra è il Melrick, quindi il Rick primario. A centrocampo Ribera, no, ragazzi, purtroppo non è Ribera, è solo Johnny, ci dobbiamo accontentare, ci pigliamo il Ribera falso. Avere Ribera in campo ci permetterebbe di ambire a qualcosa di più, però niente, ci abbiamo Johnny, ci teniamo Johnny. Fake Gianca, ovviamente Zetto. Polanski, nostro uomo partita perenne, anche se non arriva mai uomo partita, R14. Ci sono io, con un nome molto autoesplicativo. C'è Gianca, quello originale. E ovviamente c'è Hyperzenit, che è il nostro portiere, che quest'oggi se l'è presa di festa e non vuole sapere niente di questa partita. Fatta le dovute presentazioni, il modulo è questo. Abbiamo anche il modulo degli avversari, ragazzi. E qui c'è uno spoiler, adesso lo copro. Perché questa partita a un certo punto si gioca a 10 contro 11. Loro penso avranno cambiato modulo a un certo punto, non lo so, magari no. Comunque, dal secondo tempo in poi, almeno dopo l'espulsione, sicuramente questo è il modulo dei nostri avversari. Direi dunque di andare di nuovo a inizio partita. Ci skippiamo tutta l'arena, ci skippiamo tutto. Ecco qua che bellezza. Ovvio che sono primario, ma la gerarchia l'avete decisa voi. Qui vediamo Fabietto, ragazzi. Io ieri l'ho visto Fabietto fare questa cosa su calcio d'inizio. Non sapevo se stesse dormendo, rispondendo a messaggi o guardando persone su Instagram. Perché, cioè, questa è morte cerebrale. Cos'è poi? Per fortuna. Spoiler, primo tempo, Murgre Woodr X. No, finisce X la partita, tranquillo. Il risultato non ve lo dico, la maggior parte lo sanno. Comunque, beh. Osserviamo un po' com'è la situazione. La squadra in campo è messa discretamente. Rispetto alla partita con Barrio, che è l'ultima che abbiamo vista, qui l'impostazione non è poi troppo così tanto difensiva. Abbiamo attaccato molto, soprattutto dopo l'espulsione di uno dei loro giocatori. E quindi saremo appunto più offensivi. Vediamo una cosa già in fase di impostazione che volevo sottolineare. Una cosa che ha fatto Gianca in questo caso. Non volevo tornare indietro di 10 secondi, l'ho fatto lo stesso, quindi ce le rivediamo. Quando la palla la tocca uno dei difensori centrali, soprattutto quelli laterali, in questo caso ci siamo Gianca vero e Gianca falso, ovvero io. È vero, qui Gianca ha l'opzione di poter servire Johnny davanti. Ma quando c'è un regista designato nella squadra, in questo caso R14, nel nostro caso R14 da difensore centrale, proprio centrale, perno della difesa, fa anche da regista, passare la palla a lui non è mai sbagliato perché Enrico sa gestire bene i tempi di gioco. Quindi appunto questo passaggio arriva con un po' di ritardo, però è un passaggio giusto. Che appunto Enrico raramente butta via la palla e spesso ti guadagna tempi di gioco. Una palla poco forzata da parte di Rick Primario. Era Rick Primario che ha dato una palla forzatina. Sì, era Rick Primario. Beh, qui semplicemente ci sta da capire che, ok, Fabietto è in linea col terzino, ma il difensore ha già capito tutto, sta andando a coprire la profondità, quindi non c'è proprio verso di far passare il pallone. E salutiamo, ragazzi, il mitico Silver Ricky 95, portiere avversario di questa partita. Non mi ricordo quanti interventi ha fatto, lo vedremo, lo vedremo. E Johnny dice scambio portiere, ma povero Hyperzenit, ma no. Comunque, niente, semplicemente Rick qui. L'unica cosa da capire è che appunto il difensore centrale dei Wild Runners ha capito la situazione, è andato in copertura, quindi c'era bisogno di forzare questo pallone, magari uno torna indietro. Ed è pure meglio, qui la palla la prende comunque il terzino, tenuta bene in campo dagli avversari, una palla rischiosa la loro. E bravi qui i nostri tre difensori centrali nelle coperture. Vediamo un po'. Mentre è arrivato un altro Riccardo, è vero, Silver Righi, un altro Riccardo. Tra un po' recupero la chat. Vorrei far vedere una cosa. Qui, ragazzi, c'è un buco.
C'è un buco grande. Qui essenzialmente non ci sono giocatori dei Makers e ce ne sono due dei Wild Runners. Perché Zetto sta qui, uno dei centrocampisti. Johnny sta qui, la difesa non può accorciare ovviamente nella nostra metà campo. Quindi vediamo come va a finire. L'abbiamo già vista, ma la rivediamo un po' più dettagliatamente. Perché Johnny fa un ottimo lavoro di copertura su questo ragazzo dei Wild Runners, lo costringe a questo scarico. Zetto pressa bene. E qui la palla possono solo che allontanarla. C'era anche una X su questo uomo qui, però non sono affari nostri, diciamo. Quindi brava la linea difensiva a non andare troppo aggressivi sui due che potevano riceverla, concedere dello spazio ai Wild Runners per poter recuperare la palla in caso di lancio lungo. Così è stato con Gianca. Vediamo un po' qua le lamentele per i Riccardi. Girato male Rick qui, è girato male, ma Rick, già ci vediamo per l'ennesima volta la palla riconquistata perché non si può andare indietro di 5 secondi ma solo di 10. Ok, Gianca la scarica a Melrick qui. Di prima semplicemente la riscarichi a Gianca oppure ancora, cioè se proprio vuoi fare la fancy move, c'è il tacco verso Fabietto che è da solo. Ragazzi, io in generale vedo pochi colpi di tacco nella nostra squadra, magari non ce l'abbiamo nemmeno settato. Giocato malissimo ieri, non sono d'accordo, si vince e si perde in 11, si pareggia in 11. Poi se vogliamo andare sulle individualità, beh, vediamo, fine partita, ci saranno i commenti adatti, diciamo. C'ho l'occhio nero. Dicevo, per quanto riguarda i colpi di tacco, ne vedo pochi, potremmo farne di più, ma occhio senza esagerare, perché questa è sicuramente una frase che qualcuno può prendere, tra virgolette, sotto gamba e iniziare a spammare finte, colpi di tacco improponibili. Qui, in questa occasione, c'era una giocata un po' più di fino, l'occhio di colore. Salve Tochietto, 19 o 19 Tochietto, non lo so, cos'è quello, un badge? Sì, un TwitchCon Neo 2019, minchia, pure io voglio quel badge, però sono povero. Descrizione di Fabio. lasciamo perdere. Palla versa da Rick, capita, ci può stare. Giocata che andava effettuata con un tempo di anticipo. E qui ancora i due centrocampisti, male. Tutti e due si pestano un po' i piedi, questa non ve la faccio rivedere, semplicemente la cosa è che si pestano i piedi, Zetto dovrebbe scomparire da qui e apparire esattamente qui addosso a quest'uomo. Adesso disegnerei un Zetto, però non ne sono in grado, quindi farò una cosa a forma di Zetto con una Z che non è una Z, è un 2, però ci siamo capiti, questo ragazzi è Zetto dove dovrebbe stare, invece sta lì per la serie Zetto dove vai? Ricomincia la famosissima serie Zetto dove vai. Succede che... ok, Rick, ovvero Temp, è piazzato bene, Melrick è piazzato bene, quindi si rischia poco, ma si rischia comunque, perché se tu hai due centrocampisti, li porti entrambi a pressare su un solo uomo, succedono cose strane, succedono, tra cui avversario libero, e questa potenzialmente è un'occasione pericolosa, vediamo come va a finire. Giustamente loro si prendono tutto il tempo e lo spazio, perché ce l'hanno, e compiono davvero una grande azione, me la ricordavo, è uno dei tiri più pericolosi, una delle azioni più pericolose che hanno fatto. Qui nasce tutto essenzialmente da... sono un viperista, una cosa a forma di Z. Qui nasce appunto tutto dal pressing sbagliato dei centrocampisti. Qui Rick lo sta tenendo bene, perché gli passa davanti? Ah, sbagliato il movimento. Qui Rick, la cosa che devi voler fare semplicemente è stare attaccato a me e fare il terzino. Quindi adesso farò una cosa a forma di Temp. Niente, oggi ci stanno gli stickman. Semplicemente, ok, la marcatura uomo, ma se gli lasci tutto questo spazio per inserirsi, una fetta di pizza per inserirsi, non ne vale più la pena. Quindi a questo punto stai qui dove sta la cosa a forma di Temp e semplicemente provi a chiudere la linea di passaggio, perché altrimenti succedono queste cose qui. Buono questo scarico, poi io vado un po' a funghi. Qui potevo già iniziare a correre di qua, però sono scarso, quindi non l'ho fatto, molto semplice. L'avversario ha una buona occasione, decide di tirare. In mezzo eravamo comunque messi bene, avevamo una linea da 4. Qui la palla 1 e 2 non poteva arrivare, il terzo era troppo lontano, l'altra giocata era questo qui. Ma fare arrivare la palla qui, da questa posizione, è decisamente difficile. Quindi direi pericolo scampato, grazie anche ad un buon Hyper Zenith. Ha fatto un bel contromovimento, sì, è tempo e ci è cascato in pieno. Calcio d'angolo, la solita fiera del random, vediamo come va. Commentabili come al solito i calci d'angolo di FIFA. Cioè già vediamo dei mismatch interessanti, tipo credo sia Joker questo ragazzo qui su di me. Io sono alto almeno 15 cm in più, magari 10, magari 15. Quindi
appunto sono delle situazioni interessanti, lo battono anche bene, poi ci, non so, inciampa qualcuno, quindi la palla esce. E appunto, per sottolineare, la fiera del random era un ottimo calcio d'angolo, ma il gioco ha deciso che in realtà non lo era. Bel rinvio, Simo, calibrazione ai piedi, dai, pensiamoci. Brutto rinvio, ci può stare, capita. Poi Simone capita una volta a serata, ovviamente nella partita importante. Buone qui le coperture preventive sulla rimessa. Facciamo girare la palla. Bello questa uscita, uno massimo due tocchi. E Fabietto, Fabietto, perché la forziamo questa palla? Senza che la faccio rivedere, semplicemente la palla va passata a quelli con la maglietta grigia e non a quelli con la maglietta bianca. Bellissimo questo giro palla. Qui Zen, allora, sono a metà tra Zen, tra Zen ha sbagliato il controllo, o meglio il giocatore di Zen ha sbagliato il controllo, oppure Zen ha forzato il controllo sbagliato, tra virgolette, perché correva, semplicemente aveva il tasso della corsa. Ciao Zettolino, stava parlando male di te, Viper. Sì, è vero, Zetto, sei andato una volta a pestare i piedi a Johnny e per poco non ci hanno segnato. E quindi è ripartito il tormentone. Zetto, ma dove vai? L'ho passata di prima all'esterno. E vediamo. È già passata qui la cosa. Sì, è già passata. Torniamo ancora indietro. L'ho passata più. Come gliel'hai data sta palla, Cisco? Io non capisco che cos'è. Perché appunto il tuo giocatore è mancino, quindi non capisco proprio perché la palla non gli sia andata sui piedi all'esterno. A questo punto, che ti devo dire? Prova un doppio X, magari se si rompe il passaggio. Però appunto, se è solo una X e non è un L1X, allora non ti so dire. Nel caso fosse un L1X, è chi se lo ricorda, è vero, c'è la memoria finta. Comunque nel caso di L1X ci sta, perché l'L1X lo prende male, lo prende veramente male. Però appunto, boh, non lo so, errore tecnico, non lo sottolineiamo con la matita rossa, sennò mi piglia schiaffi, quindi facciamo finta di niente. Ci rivediamo anche il tuo elastico, dai Fabio. Vabbè, appunto qui buona l'uscita, Zen controlla male. E Zettolino va ancora a vuoto. Signor Zetto, ma dove va? Rivediamo. Allora, qui Zetto deve fare una cosa. In questo momento Zen ha perso la palla. Si vede palesemente che Zen non può più fare niente su questa palla. Qui Zetto, considerando che sei sulla stessa linea di Johnny, sei anche decentrato, il tuo movimento proprio automatico deve essere: oddio, abbiamo perso una brutta palla, devo andare a coprire. Quindi tu devi fare essenzialmente questo, proprio fregandotene degli uomini e di tutto. Invece di andare a coprire, vai a pressare, lasci il buco, questi due sono ancora liberi di giocare la palla, e c'è di più. Quest'uomo qui si sta inserendo. Melrick è rimasto giustamente avanti. Se Johnny deve coprire per uno e quindi per due perché non c'è Zetto, Gianca si deve staccare per coprire quest'uomo qui, è un disastro alla fine, perché siamo non con uno. Quindi un uomo in meno che è Melrick, che ci può stare un uomo in meno con la difesa a 3-5, ma con due uomini in meno, quindi sono tutte occasioni pericolose. Ragazzi, i due centrocampisti centrali di un modulo con una mediana a 2 devono fare attenzione su queste uscite, per forza, perché altrimenti si lasciano dei buchi troppo grossi. Con la mediana a 3, col centrocampo a 3 è un altro conto, ma in questo caso non lo è, è una mediana a 2, quindi va gestita da mediana a 2. Quindi Zetto va a vuoto e loro trovano un'altra buona uscita sui loro attaccanti. Tornano un po' indietro, se la giostrano un po'. Bello questo lancio lungo, bella anche la copertura di Rick. Molto molto bravo Melrick. C'era anche Gianca, ci siamo mossi bene. Zetto ad impostare, apre bene per Temp. E questo è un buon giro palla. E qui ancora, come vi dicevo prima, questo è uno schema collaudato, tra virgolette, tra i tre difensori centrali. Quando la palla arriva uno dei laterali, mentre è partito un emoticon, vabbè. Ricky Inter si è abbonato a Twitch Prime per il quarto mese. Ecco cos'era che io non stavo guardando. Ma è uscita l'alert, perché non lo so. Comunque grazie Ricky Inter per esserti riabbonato. Adesso, per mezzo di questo riabbonamento, ti permettiamo di unirti al club. Quindi se vuoi, sei dei Makers, se vuoi. Se no, no. Facciamo finta che tu non lo sia già, ecco. Dicevo, per lo schema, tra virgolette, collaudato. Grazie per Babbo Natale. Aspetta, se clicco su grazie, che succede? Ah, grazie per... Ah, ok, adesso farò così, non lo so. Vabbè, l'ho cliccato, vabbè.
Tornando a noi, ragazzi, tre difensori centrali. C'è R14 libero. Serviamo R14. R14 non li perde i tempi di gioco. Infatti, vedete subito qui. Palla a lui. Subito in avanti di prima. 1, 2, 3 e 4 a poter giocare la palla. Mentre continuano a partire cose, emoticon condivise e abbonamento di livello 1 regalato da Johnny a Zetto. Quindi ci abbiamo un altro abbonato. Grazie, tra virgolette, Zetto. Anche se no, non grazie, Zetto. Bellissimo, comunque questa chat si sta riempiendo di cosa, sta regalando un abbonamento. Pure io voglio il mio abbonamento sul canale personale, non è che qualcuno ve lo può regalare, tipo. Basta Porno Viper. No, e sono le cose che ha settato, quindi rip. Simo Fresh 97, prego per quel coso. Abbonamento Keso, ragazzi, sta succedendo il disastro. Cosa sta succedendo? Cosa sono questi suoni? Non lo so, non li ho sistemati, ragazzi, mi sono fidato ciecamente di Johnny. Poi magari gli do un'occhiata perché mi è preso un colpo due volte, quindi rip me stesso. Tornando per l'ennesima volta alla partita, sono passati 23 minuti di live, siamo a 13 minuti di partita e ci sta. Qui R14 ha 4 persone libere, quindi benissimo la cosa di giocarla subito in avanti. Bella la verticalizzazione, però fa pietto di sponda. Un'ottima uscita, un'uscita classica da fare con la difesa 3 zen, zen, zen. E non è una parola in giapponese, zen zen. Qui la cosa è semplice, ragazzi. Quando la punta viene a giocare di sponda, ok, questo per Jerry sembra un passaggio semplice, ma non lo è, perché su FIFA 20, cioè, sappiamo tutti che le intercettazioni sono decisamente rotte. Quindi quando tu, in questo caso Zen, vieni a giocare di sponda, scendi per giocare la palla, giocala in modo semplice. Ne hai uno qui, ne hai uno qui, per forza. Non sei nella tua posizione in cui dovresti stare, tra virgolette. Sarebbe stato un discorso analogo se le posizioni delle due ali sarebbero state ancora più corrette. In questo caso Fabietto è posizionato bene, Jerry avrebbe dovuto stare tipo qua, sarebbe dovuto stare tipo qui. Però va bene anche così alla fine, un'azione molto rapida questa, sono scambi rapidissimi, quindi ci sta che Jerry sia qualche metro più indietro. L'unica cosa, Zen, in entrambi i casi, con Jerry qui o con Jerry qui, la palla va scaricata, semplice, semplice all'indietro, perché appunto stai giocando di sponda, quindi... Non si accettano più scommesse per Zetto Name, la sono persa. Comunque si finisce con una palla persa, un passaggio sbagliato nel concetto più che altro, ma ci può stare. Un pressing un po' timido, qui ce ne usciamo bene, una buona copertura da parte di me stesso, medesimo, sulla fascia. Palla un po' complicatina per Jerry, vediamo se poteva fare qualcosa migliore, se avrebbe potuto fare qualcosa migliore. Allora, qui da come sta arrivando la palla si vede una cosa. Jerry, o meglio Zetto, può ricevere la palla, ma soprattutto qui c'è una prateria. Questa è una prateria praticamente, quindi Jerry potevi anche prendertela, magari girandoti appunto dal lato opposto. Ok, buona comunque l'idea di passare la palla, quella credo fosse un'animazione di passaggio, però appunto c'era una prateria, sfruttiamola. Bastava solamente orientarsi meglio col corpo. Rientriamo bene in difesa. Qui va aggressivo Merrick. C'è Jerry in copertura? No, questo è Rick, non Merrick. Questo è Rick e questo è Jerry, quindi niente, ci ho visto male io. Troppo quei segnalini simili. Zen di nuovo, secondo errore di concetto, quindi sì, semplicemente vale la stessa cosa di prima, viene a giocare di sponda, la giochi all'indietro e non in orizzontale. Semplice, proprio più semplice di così, non si può. Ora è qui gli avversari a uscire da questo pressing, conducono anche una buona azione, però noi siamo molto solidi. Hai visto qui Gianca come si è posizionato bene davanti, molto bravo Gianca, poi combatte la palla un po' sfortunato, bravo Fabietto che ricopre il drag back, mentre continuano ad arrivare questi suoni strani, ma Zetto che regala l'abbonamento di livello 1 a Merrick, ragazzi, oggi è la giornata degli abbonamenti regalati, grazie Zetto per aver condiviso, per aver regalato l'abbonamento al Rick principale, mentre Johnny è decisamente contrariato. Ma se io loggo col mio account principale, mentre mi ha scritto anche Silver Rigin su WhatsApp, se io loggo col mio account principale, non è che arriva pure a me un abbonamento, cioè sai com'è, sto facendo io la streaming, quindi adesso saluterò. Ciao.
Ah, sono con il 3G, quindi... Oh, è già arrivato. Spettacolo. Cosa stava succedendo qui? Niente, andiamo avanti. Abbiamo recuperato una buona palla, poi. Rick si sgancia, prova a partire in avanti. Buono lo scarico per Zetto. Zetto, cos'è questo controllo? Incontro alla palla, sempre incontro al pallone. Bravo, tempo che te la riprendi. Ok, si prende spazio. Zed non è in posizione per essere servito. Buona la palla per Jerry. E qui Fabietto fa una cosa intelligente: si rende utile, viene a giocare la palla tra le linee nemiche. Grazie a Stinchio per essere diventato un Micherigno. Grazie mille, ragazzo. Merrick chiede cosa posso fare di bello adesso con l'abbonamento. Non lo so, io non ne ho la più pallida idea. Chiedi a Johnny e a Zetto, sono esperti o no? Dicevo, Fabietto ha fatto qui una giocata intelligente praticamente. E questo ha fatto, è venuto a giocare tra le linee, un po' fregandosene della sua posizione. Quindi bravo Fabietto, bravo anche Rick che ti prendi spazio. Fai uscire questo pallone, sì, lo fai uscire, me lo ricordo, bravissimo Temp. Rick Junk qui può anche crossare, la dà a Fabietto, darla a Fabietto non si sbaglia mai da lì. E infatti Fabietto sceglie tra cross e corner, si prende il corner e si va al secondo appuntamento della random series di questi calci d'angolo. Questa volta tocca a noi. Cross sul primo palo. Oh, ma sai che era pure buono. Peccato che Fabietto e Zen fanno un po' a schiaffi, quindi non si capisce. Un errore che ci può stare. Bravo R14. Poteva fare meglio, ma va bene. Difensore centrale, fuori posizione. Ci siamo anche bene in difesa in assenza sua. Cioè, bene, più o meno c'era Temp centrale, io laterale. Avremmo dovuto fare il contrario. Però l'importante è non perdere le posizioni. Piazzata ancora bene la nostra difesa. Sono praticamente tutti marcati. Devono giocare per forza un tocco se vogliono diventare pericolosi. E infatti, giocando un tocco, succede che avvantaggiano la difesa chiusa. In questo caso Gianca riesce a recuperare un altro pallone, un pallone importante, la palla era stata imbucata, ottimo intervento. Qui un'altra palla forzata verso Fabietto. Forse data sull'esterno era pure meglio, però è uscita così. Diamo un po' di colpi al gioco, un po' di colpi a Johnny. Ancora la palla al difensore centrale che è in posta. E qui io sottolineo ancora una volta avere il difensore centrale. Che cosa? Torno indietro a quando mi arriva palla da R14 in fascia sbagliata. Indietro quanto? L'azione che abbiamo appena visto in aria è lì, l'ho fissa. Non c'è bisogno. Qui appunto rivediamo il fatto di dare la palla al difensore centrale che imposta. Prima linea di pressing andata, tutta quanta. Tutta la prima linea di pressing dei Wildrunners salta perché il regista ha fatto quello che doveva fare. E si trovano così dei buoni spazi. Bravo Rick che non la forza verso Fabietto, la protegge bene Zetto. E poi Fabietto deve fare tutti i balletti, deve fare, quindi bellissimo. Devo far vedere una cosa dopo l'angolo. Allora ci torniamo a fine primo tempo. Se me lo... Ah, non volevo semplicemente dire che... Ah, che avevo fatto la finta e stavo per staccarlo da dietro di nuovo. Vabbè, dai, ci sta. Le intenzioni sono una cosa, il campo è un'altra. Pure qui su questa giravolta che hai fatto volevi fare altro. Mentre qui Johnny ha fatto una giocata che io ieri quando l'ho vista live ho detto: ma cos'è questa malattia? Perché di questo si trattava. Si gira con la spin e poi un cambio di gioco improponibile. Una palla persa bruttissima. Io non credo proprio che Johnny volesse fare questo. Però gli è uscito, quindi bah. È cominciato un nuovo contest. Nazionalità Viper, iraniana, mongola, francese, venezuelana. Io sono francese, ragazzi. Ragazzi, cosa sono questi insulti? Signori della chat, per favore, un po' di compostezza, eh? E qui mi ribello e niente, non faccio niente essenzialmente. Bravo Rick nel recupero, molto bravo. I due esterni molto bene finora. Qui Merrick ha detto di aver giocato male, ma sinceramente per ora. Per ora c'è Zetto che perde le palle. Questo sta succedendo. I palloni li diamo a Zetto e Zetto li perde. No, vabbè. Questa si era vista anche ieri in live. Scherzi a parte, una giocata un po' forzata. Cerca un passaggio tra virgolette random. Un passaggio che se riesce bene, se no, beh, sti cazzi. Ci ha provato, non gli è riuscito. Era una palla non semplice. Comunque molto solidi in difesa, devo dire. Anche con la partecipazione dei tre attaccanti, c'è Zen che sta molto basso. Riusciamo quindi a recuperare. Un altro pallone, bravo qui Zen che fa il solito suo lancio verso Cisco che la protegge, prova ad andare via. Questa l'ho vista pure ieri in live e ci ho pensato già ieri a questa finta. Questa finta qui, questo L2 quadrato X contro i difensori umani,
raramente funziona, molto raramente, perché tanto ti vengono addosso e te la tolgono la palla. Sempre, sempre, sempre. Si vedono pochissime volte queste finte andare a segno. Perché il corpo a corpo da attaccante lo perderai sempre, 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 sempre. Ma ovviamente non voglio insegnare le skill a Fabietto, l'unica cosa, questa sulla corsa. Beh, lo sai, è meglio quella senza l'L2. Poi non so, magari automatica, gioco in difesa, ne so fare finte. E qui c'è il punto di svolta della partita. Nasce tutto da quella finta di Fabietto, è vero. Fake Junker che si lancia in un tentativo disperato. L'avversario qui fa la giocata alla Cisco. La giocata alla Cisco che è premo il tasto del rinvio e quindi anche della scivolata per buttare via la palla. Non mi prende il rinvio, ma mi prende la scivolata. E quindi succede la cosa che avete visto. Questo è un cartellino rosso. Come se l'è preso Fabietto qualche partita fa. Lo vuoi un bidet per Natale? Ce l'ho il bidet, ne ho due in casa, se vi può interessare. Geggio dei Wild Runners si viene espulso alla Fabietto. Qui cambia la partita. Il risultato si sbloccherà? Chi lo sa? Fiera del random, comunque una bella punizione da sfruttare. Buona la palla per Polanski. Qui Zen ha tirato, qui Zen non deve tirare, ma lo sa anche lui. Lì di testa, ma in generale di testa, a meno che tu non ti trovi qui, proprio qui dentro, dentro quest'area piccola di testa, tu non puoi mai tirare in aria. Soprattutto sugli sviluppi di una palla inattiva. Semplicemente si preme di nuovo X e si spera di trovare compagni. Riversa dal fondo, gli avversari si staranno risistemando. Abbiamo visto il modulo a inizio live, lo rivedremo tra poco con tutti i vari dati. Si risistemeranno dunque con un 4-4-1, lasciando solo Joker davanti, che è una costituzione fisica da magrolino, quindi non impensierirà i tre difensori centrali. Questo è uno spoiler, ci saranno pochi problemi da fronteggiare in fase difensiva. Vediamo come prosegue la fase offensiva. Bene, qui Melrick che la fa girare. Questa finalmente è una cosa intelligente, una cosa che non abbiamo fatto nelle ultime partite. Guardare il tempo e dire: oh, se la perdiamo, diamo a loro l'ultima occasione, ma l'ultima occasione deve essere la nostra. Quindi, molto bene, un salto avanti a livello di mentalità, diciamo. La palla arriva a Zen. Prova l'imbucata, è un'imbucata improbabile. È bella ma improbabile. Puoi anche tirare, però non mi sento di dire male a questa imbucata. Probabilmente l'avrei fatto anch'io, l'avrebbero fatto in molti, una cosa che ci sta. E questo è uno dei due pericoli, tra virgolette, che ci crea Joker, perché riesce a sgusciare via la difesa. In questo caso ero posizionato male io sul rinvio, dovevo stare semplicemente più basso. Comunque la palla viene riconquistata. E niente di pericoloso. Fine primo tempo 0-0, un cartellino rosso per i Wild Runners. Queste sono le statistiche. Possesso palla va a favore nostro. Precisione passaggi, siamo molto equilibrati, 83-80%. I tiri sono pochi però. Uno solo, non in porta. Loro invece ne fanno uno in porta, quell'occasione nei primi minuti sventata dai per Zenith. Per il resto una partita molto 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 equilibrata, giocata molto soprattutto a centrocampo. Niente di eccezionale, nessuna parata per Silver Ricky, una per Hyper Zenith. E andiamo a vedere dunque avanti. Ecco, potevo anche non skippare, cioè potevo non fermare. Spot pubblicitario, minchia, ma lo spot, fatemi sapere quando finisce. Che vi devo dire? Comunque lo spot a fine primo tempo è proprio bellissimo. Grazie a Dairep per essere diventato un nome carigno. Perdonami se ho pronunciato male il tuo nome, credo proprio di sì. Ed ecco Jerry. Ciao Jerry, benvenuto in live. Allora, le valutazioni medie non ci interessano, i gol non li abbiamo fatti, il modulo l'abbiamo già visto, voliamo subito ai passaggi riusciti. Abbiamo giocato poco sulla fascia di Melrick, poco anche sulla fascia di Ricca alla fine. Appunto, è stata una partita giocata molto a centrocampo. Non a caso i giocatori che hanno toccato più palloni sono Johnny Zetto e Zen, che sono quelli che formano il triangolo di centrocampo. E qui ci metterei un occhio e mezzo, ma non so nemmeno se si può fare, però Illuminati confirmed. Una partita appunto molto equilibrata, si è giocato tanto per vie centrali. La chiave adesso dovrebbe essere, lo sarà, boh, chi lo sa, dovrebbe essere giocare di più sulle fasce, perché gli avversari stanno giocando, 9 in meno, siamo 11 contro 10, dobbiamo sfruttare tutta l'ampiezza del campo per provare a creare dei pericoli interessanti. Lo faremo, boh. Facciamo vedere anche i dribbling. Sì,
nei dribbling essenzialmente c'è poco da vedere, c'è solamente Fake Junk che si diverte e si butta addosso agli avversari procurando cartellini rossi. Tutte le cose interessanti dei dribbling riusciti. È ferito sicuramente lo spot per chi era partito. Partiamo anche noi dopo il super spot, con il secondo tempo tra Makers e Wild Runners. Andiamo molto chiaramente lo schieramento degli avversari, c'è solo Joker lasciato proprio abbandonato a se stesso in avanti. Sarà difficile servirlo anche perché appunto è basso. Scelta sbagliatina di Fabietto, qui Zen, bravissimo Zen, e poi un palo sfortunatissimo, sfortunatissimo qui Alessio Zen, perché mezzo errore di Fabietto, mezzo perché che altro doveva fare lì, poi qui Zen bravissimo, tutto perfetto, peccato per questa conclusione che si schianta sul palo. Dunque subito, dopo 2 minuti dall'inizio del secondo tempo, un'occasione pericolosissima per noi, Zen prende in pieno il palo. Gli avversari qui proveranno a ripartire, ma riusciamo a portare un'ottima densità. Recuperiamo subito palla, non è la prima, non sarà l'ultima volta in questo secondo tempo. Bravo Johnny ad allargare, qui Rick deve crossare prima, questa è una finta che non serve. E lo sa anche lui che questa è una finta evitabile. Semplicemente qui la giocata è, ok, qui subito, l'alzi, e l'alzi sul secondo palo. Perché l'alzi sul secondo palo? Perché c'è un avversario, ci sono uno, due, 3 compagni di squadra che la possono prendere. Quindi qui semplicemente scarica una botta col cross. Spero tu sia settato mancino per giocare sulla fascia sinistra. È importante, ragazzi, il piede per le fasce. Mai giocare a piede invertito, soprattutto se giocate esterni puri. Per le ali, ok, si può rischiare il piede invertito, ma in generale su FIFA, dove si cerca molto il fondo, bene anche giocare piede destro a destra, piede sinistro a sinistra. Quindi appunto qui Melrick hai un'opzione semplice di scaricare un bel cross sul secondo palo, c'hai 3 giocatori da servire. Ecco, ci voleva un po' più occhio, ci voleva semplicemente un po' più occhio, qui hai provato a fare da finta e per guadagnare tempi di gioco ne hai persi, questo è successo essenzialmente. E io sono iraniano secondo Johnny, bene. Però qui Junk nella copertura, perdiamo la palla che non avevamo ancora conquistato e qui andiamo un po' aggressivi, loro trovano più e più volte i loro punti di riferimento offensivi, però con Rick riusciamo a recuperare, a limitare i danni, solo rimessa laterale. Mentre vediamo i presenti che saltella in porta aspettando l'esito di questa rimessa. Recupera la palla Rick a metà. Mamma mia quanto ha rischiato tempo, mamma mia quanto ha rischiato. Meglio non rivederla che da brividi proprio quando è scivolata. Bella uscita qui. Uscita molto molto bella. Doveva scaricarla prima tempo. 10 secondi da incubo per tempo, diciamo. Bella questa palla uscita per Fabietto. Prova a rientrare e calciare. Allora io qui voglio vedere se Melrick era in posizione regolare o meno. Perché qui, ok, qui è già in fuorigioco Melrick, quindi non è servibile. Vi risparmierò la linea tracciata, spero si veda, è palesemente fuorigioco questo. Non traccio la linea perché non ne sono in grado. Buona la scelta di rientrare e tirare, peccato l'esecuzione. La palla si è schiantata sul difensore, arriva poi Melrick che CBD era in offside. Una potenziale occasione, poteva essere sfruttata meglio, ma tutto sommato il tiro è partito, purtroppo non è mai arrivato. Continuiamo comunque a creare pericoli. Il secondo in 10 minuti dall'inizio della ripresa. Ancora bravo Junk nella copertura sul rinvio. Concediamo solo un fallo laterale, come è successo in precedenza. Qui un po' di fortuna. Il nostro avversario che passa con uno in palla. Ancora Junk puntuale. La difesa è sempre piazzata bene. La difesa ruota davvero bene in questa partita. Si parla dei 3 centrali, ma non solo, anche dei 2 esterni. Soprattutto Melrick che, Rick, il secondario, che negli ultimi giorni, nelle ultime uscite, ha migliorato davvero tanto il suo posizionamento. E qui ancora la palla al difensore centrale. Questa è un'altra cosa, un'altra delle situazioni da sottolineare. Perché? Perché qui la palla viene a me. La palla viene a me, la palla viene data a me. Io posso andare avanti, servire Zetto e provare un'azione rapida. Forse era la scelta giusta? Sì e no, perché qui Rick, che si trova qui,
può andare in profondità, sì, ma qui sul radar non so se si vede, è molto opaco, c'è il terzino, quindi è un'azione che non può essere gestita come un contropiede, diciamo. La costruzione rapida era difficile, la palla vieni a me, palla! Quindi ancora, palla al regista, il regista ci pensa lui, c'ha tante opzioni, lui quale fa? Sempre la migliore, ragazzi, R14. Quindi la palla vola subito dagli attaccanti e si parte. Melrick, potevi gestirla meglio. E poi Fabietto con le sue solite finte casuali, ormai non lo sto manco più a dire, mamma mia che tale queste cose casuali. Palla persa, un po' ingenuamente. Sempre per scelte delle finte. Un lancio lungo e qui, ragazzi, il miracolo di Ever Zenith. Io direi di rigustarcelo tutto perché è davvero bellissimo. Con quanta maestria. Io credo di volerlo rivedere ancora una volta, ragazzi, è bellissimo. Quanto sono fatti bene i portieri su sto gioco. Una giocata fenomenale da parte di Ever Zenith, un velo futuristico da visionario. Comunque, rimessa dal fondo, nessun pericolo, anche se ci siamo spaventati un po' tutti. Giustamente Ever Zenith, mentre si riprende, guadagna tempo sulla rimessa, perché la spavento c'è stato, eh. Rimessa ancora verso Zen, schema classico con la punta che si allarga e va a spizzare per gli attaccanti. Ce ne usciamo anche bene, perché Fabietto non viene agganciato. Bravo Gianca che va a mangiare in testa al loro attaccante. Recuperiamo un'altra palla ancora da Gianca. Un'ottima prestazione di Gianca in fase di copertura. Poi è vero che tutte le palle alte sono andate nella sua zona. Quirik prova il cross di prima, vediamo se c'erano i presupposti per crossare di primo. Perché un cross fatto così di spalle non è mai l'ideale. Allora, Quirik, l'unica persona che puoi provare a servire è Jerry, che prova l'inserimento, ma è una palla talmente estrema che è meglio evitare. Allora, qui la giocata più corretta, forse, da provare, non da fare, da provare, perché si tratta di provare, è, siccome ci sono uno e due dei Makers e uno solo dei Wild Runners, a questo punto si va al 2 contro 1, lo punti, quindi ti fermi. Punti il tuo avversario, aspetti il movimento di Johnny e in base a questo decidi poi cosa fare. Quindi appunto c'è tempo, prendiamoci il tempo che ci serve. Questa palla tutta la di prima non è un granché, ce ne usciamo con un corner? No, nemmeno. Esco molto alto io, però appunto sono pochi in attacco, quindi non subiamo tanto. Anche perché poi c'erano già anche R14 che hanno tenuto molto bene le loro posizioni. Bravo Jerry a recuperare, la scarica all'indietro e ancora si riparte dal regista. Che decide cosa fare. Poteva accelerarla anche qui tempo, però la palla è comunque uscita bene, quindi nessun problema. Che la palla sulla fascia, Jerry no, che cos'è questa cosa? Zenith croccante, grazie mille per la clip. Grazie per la clip, Johnny. Se voglio rivedere questa giocata forzatissima da parte di Jerry. Puoi puntarlo sull'esterno lì. Vediamo se prendo il frame preciso, ci esco, dove ti arriva la palla. Che l'hai scaricata di prima. Qui, mentre ti sta arrivando, tu qua hai già caricato il passaggio. Ci può stare darla qui, perché io immagino la palla fosse per uno di questi due. Mentre ringraziamo Yael per essere diventato nuovo Michelinho. Anche te, perdonami se ho pronunciato male il nome, cosa molto probabile. Quindi Jerry, come ti dicevo, ci può stare l'idea di uno scarico all'indietro, magari verso ancora Temp. Sì, voleva servire dietro sicuramente, però una volta che la palla arriva qui, dove la volevi passare, se c'era un vantaggio lo si perde, perché perdi davvero tanti metri. Questi sono circa 10-11 metri che perdi, e non è mai buona questa cosa. In generale, quando stai conducendo una sorta di contropiede, non si tratta di contropiede perché loro sono a difesa schierata, ne hanno tutti e quattro in linea. Però c'è spazio sulla fascia, prova a prendertelo magari. Grazie giocatore si nasce per essere diventato nuovo Michelinho. A te sicuramente non ho sbagliato il nome. Grande giocatore si nasce. Perché è pure vero, giocatore si nasce. E si può anche diventare, qualcuno ci diventa, sia giocatori reali, sia giocatori di Pro Club, soprattutto di Pro Club. Anche perché ragazzi, su Pro Club abbiamo tutti lo stesso pad, poi c'è sta chi c'ha lo SCAF, chi c'ha il Nagon, chi c'ha il controller standard, ma essenzialmente i tasti sono sempre quelli. Non è errorone, no, per niente, non è un errorone, è un'occasione che poteva essere sfruttata meglio, così come tante, tutte le occasioni che non vanno in goal possono essere sfruttate meglio, ovviamente. Comunque appunto, unico appunto, per Jerry,
C'è spazio, prendiamoci lo spazio. Una palla questa che si poteva anche evitare. Potevi anche provare a fare qualcosa di più. La personalità di puntare il tuo avversario. Qui hai ganciato un po' fortuna ai nostri avversari. Tempo esce un po' a vuoto, troppo aggressivo qui sul loro portatore di palla, che è molto molto bravo e se ne esce bene. Qui uno scarico rischiosissimo da parte del loro difensore. L'ho rischiato. Stai col taccuino, prendi appunti, Cisco. E tu quando lo diventi un giocatore? Ah, Fabio, non ti rispondo nemmeno. Non ti rispondo nemmeno. Mi hai pure fatto perdere il recupero di palla. Fa niente, dai. Bravo Zen. Bravo Fabietto, dai. Bravo, contentino. È bravissimo qui Johnny, che si prende spazio, si prende il tempo, va a crossare sul secondo palo, salvano gli avversari. E questa è un'occasione che avremmo dovuto, secondo me, riproporre più spesso, perché siamo al 75esimo ed è probabilmente il primo cross pericoloso che vediamo. Qui ci potrebbe stare anche un'altra clip. Mi ero dimenticato che stava per accadere. Splendido il corner, Gianca sta da solo. Ma ragazzi, qui il problema non è questo tiro veramente brutto. Questo probabilmente è l'ultimo dei problemi. Il problema è che Gianca, da schema, tra virgolette da schema, deve stare in difesa con me, perché abbiamo deciso di portare Polanski a fare la sponda e di lasciare i due difensori centrali più magari un esterno, quello della fascia opposta al corner, quindi in questo caso Melrick, più ci può stare anche un centrocampista, però siamo pure in superiorità numerica, loro non hanno nessuno pronto a ripartire qui sul radar, quindi ci sta a difendere solo in tre. Eravamo in due perché mancava Gianca. Eravamo uno, eravamo due. Uno, due, uno, due. E Zetto si sfiga, però la sfiga si può gestire. Gianca non deve essere lì, quella palla deve arrivare ad un attaccante. L'attaccante c'ha 90 di potenza tiro per un motivo. Se lì invece di Gianca ci stavano Cisco, ci stava Jerry, poi ci stava Zen, la palla sarebbe, non dico al 100%, ma c'erano molte più probabilità di segnare. Perché appunto la differenza tra il colpo di testa di un giocatore settato DC, in questo caso terzino, quindi non difensore centrale, terzino, e un giocatore settato attaccante, un difensore di testa lì da porta dovrebbe prenderla. No, non sono d'accordo, perché da difensore centrale il tuo colpo di testa è fasullo, tra virgolette, perché il colpo di testa, questo se non erro, almeno è da quello che ho visto finora giocando a questo FIFA, per un colpo di testa vengono utilizzati gli attributi colpo di testa ovviamente, ma anche e soprattutto finalizzazione e potenza tiro. La finalizzazione e potenza tiro, un terzino, perché di terzino si tratta, non ha la stessa di un attaccante. Quindi appunto lasciare lì un difensore, ci può stare che segni, ma è molto più probabile che un attaccante possa tirare meglio, anche se l'attaccante è alto 1,60 m, gli attributi di finalizzazioni che servono in quell'occasione sono sicuramente più importanti di quelli che ha in questo caso Gianca. Il giocatore si nasce da ex capitano, da ex capitano e giocatore competitivo di Pro Club, ti faccio i complimenti con la voglia che hai di spiegare, grazie. Grazie mille, giocatore si nasce. Sì, questo adesso farò una piccola confessione in live, erano davvero anni che avrei voluto portare un progetto del genere, adesso ho trovato l'opportunità e davvero tanta voglia di poter magari trasmettere, di provare a trasmettere qualcosa dalla mia esperienza, che ormai sono 8 anni che gioco a Pro Club, ne ho viste di cotte e di crude, ho girato club, ho girato campionati, posizioni, ho fatto tutto quello che andava fatto, credo di aver accumulato abbastanza esperienza da poter, tra virgolette, insegnare qualcosa a chi di esperienza ne ha un po' meno. Sono d'accordo, ma cavolo, da 20 cm è andata fuori, perché quest'anno la fisica del pallone sui colpi di testa è ridicola. Sì, è vero, essenzialmente è vero, lì di testa, lo sappiamo, su questo gioco fanno veramente schifo i colpi di testa. Che gli vuoi dire? Potevamo segnare qui, potevamo segnare sul palo di Alessio Zen, peccato, non abbiamo segnato. Come abbiamo sentito, più la tua voce in due live che in due anni di club, vergognati. Fabio, la verità è che io se gioco e parlo, cioè se parlo mentre gioco, gioco una schifezza. Giocando soprattutto in difesa, dove la comunicazione serve e non serve, dico tra virgolette non serve, perché nel caso mio di R14 e Gianca le rotazioni non saranno perfette, non saranno mai perfette, ma sono efficaci. E infatti io comunque tengo sempre il microfono smutato durante le partite di campionato, perché se c'è qualcosa da chiamare uno la chiama. Però appunto durante le partite più silenzio c'è, meglio è. Già giochi male senza parlare, se ti metti a parlare disastro laggiù. Mamma mia Fabietto, che pesantezza. Mamma mia, signori moderatori, mutatelo, mamma mia. Ma mutatelo pure stasera mentre giochiamo a Pro Club, per favore, non se ne può più. Comunque, pericolo scampato per i Wild Runners,
grazie a Gianca che da migliore in campo passa a Man of the Match dei Wild Runners per questo errore. Realismo. Vabbè, dai, lasciamolo stare. Rimessa lunga. Qui la seconda palla potrebbe essere interessante. Il nostro avversario fa una giocata davvero, davvero brutta. Peccato per Alessio Zen che non è riuscito a fondare il contrasto puntualmente. Altrimenti sarebbe stata un'ottima occasione. Bravo Jerry a recuperare. Buoni gli scambi, bravo Zen che la scarica indietro, molto molto bene qui questo scarico all'indietro, una palla evitabile questa da parte di Johnny che comunque prova ad aprire di là, mi ci ritrovo io, la cosa che mi viene in mente è crossare la palla a caso perché se da difensore centrale sei in quella occasione, in quella posizione, l'unica cosa che puoi fare è crossare a caso perché metti che fai qualcosa di sbaglio, ti sbagli, metti che fai qualcosa di errato e sbagli, è brutta la situazione perché appunto tu sei un difensore centrale e stai qui, in questo caso io, l'altro sta qua, questo è R14 ragazzi, quindi siamo messi male, l'unica cosa da fare è prendere la palla e buttarla in mezzo. Comunque la palla esce anche bene da questo cross, viene scaricata bene da Johnny a Fabietto che prova a rientrare e tirare, sì, è una scelta che ci sta e non ci sta. Ci sta perché la respinta del portiere può andare uno dei nostri, anche se in questo caso c'è solo, non so, che dia Jerry questo. L'altra giocata al massimo era un tocchettino di quadrato, o meglio del tasto per crossare per questo è Jerry. Non lo so, ragazzi, avete tutti gli stessi colori. Io credo che questo sia Jerry, questo sia Zen e questo sia Rick. Penso così, comunque tutti con gli stessi colori più o meno. Vale. Ci sta pure il tiro, la respinta non è fortunata. E non siamo fortunati nemmeno qui perché il gioco ci stava offrendo un'occasione, ma se l'è ripresa subito praticamente. Rinvio lungo, ancora nessun problema, i difensori coprono bene, concediamo un altro fallo laterale sul rinvio, una cosa che ci può stare. 84esimo, il tempo scorre, sono uscite delle occasioni decenti, delle occasioni discrete, il palo di Zen, l'errore di Gianca. Potevamo costruire di più, sinceramente, potevamo fare molto di più. Daltonico, sì, può essere, può essere. Palla forzata qui sulla fascia, un errore che si vedrà sempre, si vede proprio dall'inizio dei tempi della storia del Pro Club, si vedrà per sempre questa palla forzata sulla fascia. No, fake Gianca, no, questa era una buona occasione, Zetto, me l'ero dimenticata. Questa poteva essere una buona occasione. Che eravamo piazzati anche bene. Loro qui hanno un solo uovo. Se Zen si prende quest'uomo qui e se l'è preso. C'è spazio per me, per Rick, c'è spazio per Jerry, servi loro due e mandali a 2 contro 1. C'è bisogno di imbucare per Zen, di che non c'era spazio, non c'era l'opportunità. Sì, erroraccio, questo sì, effettivamente sì, ne avevi due liberi, hai scelto quello sbagliato. Male. Matita rossa per Zettolino. E qui una bella scivolata, guadagniamo un fallo laterale. E Fake Junk continua a dribblare gente prendendosi falli. Rallenta un po' troppo il gioco qui Rick, però ci può stare perché la palla esce comunque bene. Bello questo giro palla, qui Fabietto deve tirare, non ci riesce, peccato, peccato perché non ci è riuscito. Peccato davvero perché non ci è riuscito, bravo Junk. E qui Melrick ieri è stato flammato, qui Melrick è stato flammato tantissimo. Riuscite a capire perché è stato flammato? Molto semplice, senza lasciare il tempo alla Dora l'esploratrice. Sta finendo il tempo, c'è Fabietto. Gliela diamo. Anche qui gliela potevi dare, non era più fuori gioco. C'erano parecchie finestre sulle quali poter dare il pallone. Però si sceglie una finta che non è nemmeno il massimo. Questa spinta in generale non è il top. Nell'occasione precedente c'era un buco sul giocatore di fianco al portatore palla con un 1. Esatto. Gli skill non sbaglia mai, bravo Rick. No, non esatto. Sì, giocatore si nasce, essenzialmente è quello il succo del discorso. Jerry poteva, o meglio, Zetto poteva semplicemente mandare a giocare il 2 contro 1 i due esterni. Sarebbe uscita sicuramente meglio l'azione. Sarebbe uscita sicuramente meglio, poi tutto è meglio di passare la palla agli avversari. Melrick perde una brutta palla, una palla che era meglio non perdere, concede anche un fallo laterale, comunque possiamo rimanere in pressing, mancano 1 minuto e 30 e Alex viene ammonito per il fallo su Fake Junk, che ha seminato panico e distruzione e cartellini soprattutto. E prima della fine della partita, grazie a Panealba per essere diventato un mecherino, ciao Angelo. E chi sei Panealba? Vabbè, ciao. Ciao comunque, magari, non lo so.
va avanti la partita, un'uscita sbagliatina qui di R14, qui in generale la difesa è scemata, riusciamo a recuperare? No, perché io sono scivolato a caso. Un'occasione che ci può stare concedere, anche perché uno viene, perché viene concessa in uno contro decisamente troppi, riusciamo comunque a rientrare bene. Esce male già, anche R14 era fuori posizione. Non entra bene questa scivolata, comunque siamo uno contro due qui, in questo triangolo qui, che non è un triangolo, è una forma aliena. In mezzo ci sono pochi uomini loro, tanti uomini nostri, non è un'occasione realmente pericolosa, poi vedete qui forse si vede la stamina di gioco, che è praticamente scoppiato, prova un cross, la palla non passa e finisce così la partita. 0-0 ragazzi, in 11 contro 10 con un tempo davanti, con 45 minuti davanti, non è mai buono finire una partita 0-0. Perché rispetto al primo tempo, se vediamo le statistiche, possesso palla è diminuito, i passaggi sono leggermente aumentati, i tiri sono aumentati, sì, da 1 e 0 in porta a 6 e 1 nello specchio, si doveva fare di più, si doveva provare a calciare di più in porta, cercare una ribattuta, una seconda palla, un gol casuale, l'errore del portiere, qualsiasi cosa, però appunto per buttare la palla in porta si devono creare occasioni, le occasioni ne abbiamo create, non molte, abbiamo avuto due nette proprio, quella di Zen col palo che comunque nasce in maniera anche abbastanza fortuita e quella di Gianca da solo, ma appunto due occasioni in 45 minuti giocati in 11 contro 10, beh, si poteva fare sicuramente meglio. Appunto, il piano era sfruttare, poteva essere almeno, sfruttare tutta l'ampiezza del campo, considerando anche il modulo che è strutturato per giocare in ampiezza. Abbiamo i due esterni puri, abbiamo le due ali, o le due mezze punte, come preferite. Andiamo a sfruttare l'ampiezza, proviamo a buttare palla in mezzo. Mentre qui non è uscito l'alert, non so perché, ma Streamelements dice grazie per essere diventato un megarignor, Rezlatan 98. No, sono uscita l'alert, qui non ho niente, comunque grazie per essere diventato un megarignor, Rezlatan 98. E c'è il giocatore di Cina, si nasce. Ciao Zetto, piacere, tranquillo, alcune giocate si imparano con gli automatismi. Spesso a me sai che succedeva che cambiavamo spesso uno o due player e niente, non è facile trovare feeling. Ho la verticalizzazione facile, a volte faccio cazzate, ma di solito quel passaggio lo faccio fatto bene. Sì, ma più che altro quell'occasione lì era un passaggio, non un passaggio fatto male, era proprio la scelta sbagliata. Ciao Rezlatan, grazie ancora per aver followato questo canale. E Zetto conosce Rezlatan a quanto pare. E per quanto riguarda ciò che ha detto il giocatore si nasce, sì, cambiando spesso giocatori capita in tutti i club, ragazzi, non si è mai non si possono mai avere in nessun club gli 11 titolari fissi, come succede anche nella realtà. Il fatto è che pensando tutti con la stessa testa è molto più facile adattarsi a determinate situazioni. Se uno prende 11 giocatori che non hanno mai giocato insieme prima d'ora, li prende, li mette in campo, non gli dice niente, è ovvio che giocheranno 11 partite diverse perché ognuno la pensa in modo diverso. Invece dando delle indicazioni, tra virgolette anche di base, come può essere, non andiamo in profondità, cerchiamo gli 1-2, giochiamo su questo giocatore, proviamo il lancio, se questo giocatore fa X, se quest'altro giocatore fa Y, dando delle indicazioni che possono essere vaghe, come possono essere anche precise, ragionando tutti con la stessa testa, appunto, è molto più facile trovare prima gli automatismi. Poi certo che più avanti si va, più si inizia a conoscere lo stile di gioco dei propri compagni, tipo parlando per noi Makers, sappiamo che quando la palla è R14, R14 proverà a guadagnare tempi di gioco andando di prima. Sappiamo che quando la palla ce l'ho io non alzerò mai la palla e la darò sempre corta. Sappiamo che quando prende la palla Fabietto spesso non gioca un tocco e ci organizziamo appunto in base a quelle che sono le qualità e anche i limiti dei nostri giocatori, e vale penso per tutti i club questo. Comunque, queste erano le stazze di fine partita. Andiamo a vedere le ultimissime stazze di fine partita, ovvero quella dei passaggi e dell'uomo partita. Che, ragazzi, qui ieri c'è stato qualcosa sull'uomo partita. Avete visto forse? Avete intravisto una cosa? E adesso vi farò rivedere. Andando qui su valutazioni, c'è Gianca uomo partita. C'è Gianca, perché ieri l'uomo partita se l'è preso. Chi se l'è preso? Non mi ricordo. C'era un altro a 7.1, se l'è preso credo Temp a 7.1,
Però il gioco diceva junk. Sono arrivati a pari voti, sì, però boh, non lo so, e poi alla fine chi è andato questo uomo partita. Comunque c'è stata questa discussione nel post partita. E l'uomo partita, allora il mio personalissimo uomo partita, non lo so, non saprei a chi darlo sinceramente. Perché direi Gianca. Gianca ha giocato bene in fase di recupero. Se i nostri avversari hanno creato poco e niente, soprattutto merito di Gianca. Però quell'errore di concetto, quell'errore tattico, più che altro sul calcio d'angolo, pesa veramente tanto. Vado live tra una mezz'ora, quindi forse salta. Sì, salta. Ti accontenterai dell'hosting, carozzetto 95. Mi spiace. Anche perché questa live è stata anche abbastanza breve. Siamo stati molto, molto sbrigativi. Zetto vai prima, Zetto se vuoi andare mo' io credo di restare in autonomia per altri 7 minuti circa per arrivare a 1 ore e 10 tonde. E questo è un piccolo avviso per Johnny, che non è entrato, cioè che è entrato live in corso. Questa playlist che c'è sotto la live sta scritto proprio Rise verso qualcun altro. Sì, dopo però, tra 5 minuti partiamo, finiamo prima di fare le cose. Devo ancora montare tutto, quindi non riesco. Allora, dicevo, avviso per Johnny riguardo la musica, questa non dovrebbe dare problemi di copyright su YouTube, non ne sono sicuro. Ecco, no copyright, ecco, credo sia non copyright, la playlist si chiama proprio no copyright, quindi io mi sono fidato, poi non so se YouTube vuole qualcosa. Cosa è successo qui? La trasmissione stai guardando è terminata, ma perché? Vabbè, mi ero buggato tantissimo, vabbè, facciamo finta di niente. Spero non ci siano state disconnessioni, ma qui non me ne porta, quindi... Matrimonti e cervello prima di andare in live. Va Zettolino, pure stasera ci serve carico. Grazie Ancona 4, a voi Ancona 4, per essere diventato un makerin, un altro follower, benvenuto. Andiamo a vedere le statistiche nel frattempo, dopo aver fatto la piccola discussione sui voti tra Gianca me e Meldrick, che io continuerò a chiamare Meldrick, ma in realtà è Temp. Passaggi riusciti, abbiamo giocato leggermente di più sulle fasce, soprattutto di più sulla fascia destra. Ancora poca roba, soprattutto in più sulla fascia destra, perché si vede dai passaggi, siamo a 17 più 17 sono 34 passaggi da un lato, 24 da un altro, quindi sì, si è giocato di più a destra, non ha dato i frutti sperati questa scelta di giocare di più su una fascia. Abbiamo creato delle occasioni, poteva andare meglio, dovevamo comunque giocare di più sulle fasce, è ancora poco, questi numeri sono ancora bassi, considerando l'11 contro 10. Le Zlatan ci chiede stasera giocate contro. Allora, stasera siamo in Coppa Italia, quarti di finale contro gli Amelia Esports. Ultima Amelia, oddio, non mi ricordo, quelli ci sono club così, non mi ricordo proprio. E in ESL Serie A contro gli Horus. Italia che gioca Horus. Siamo contro i loro in ESL, dunque contro gli Amelia. Non poi vi confermeranno, magari in chat, chi è più esperto mi confermerà di quale team Amelia si tratta. Zetto in quel ruolo giochi? Allora, purtroppo Zetto gioca a centrocampo, la panchina è occupata, quindi niente, fake junk è il centrocampista di destra e lo salutiamo con i suoi 23 su 26. Sì, Amelia Esports, ok, grazie mille, R14 per la precisazione. Ci abbiamo anche il dato sui dribbling completati per vedere Zettolino quanti ne ha fatti alla fine? Sì, e vai. E ovviamente termina con più dribbling di tutta la squadra, fa un 18 su 21 invidiabile, si prende vari cartellini e va bene così. Io farei fare la panchina, secondo me è meglio per voi. Pure secondo me se gioca in panchina è meglio, però dai, pazienza. Comunque Zetto, adesso ho notato, è saltato al primo posto tra quelli che hanno regalato gli abbonamenti. Vedi a Zettolino come si prende lo spotlight su questa live. Non abbiamo più statistiche, dunque direi commento finale sulla mia partita. Essenzialmente l'ho già dato. Abbiamo difeso molto molto bene, hanno creato poco, tranne in un'occasione nel primo tempo dove c'era Hyper Zenit ben posizionato. In attacco non abbiamo creato molto, siamo stati sfortunati. Un gol sbagliato a 2 metri dalla porta e un palo preso da Alessio Zen. In generale una buona partita, una partita equilibrata. Se c'è qualcuno però che ha da recriminare qualcosa, quelli siamo praticamente noi nei Makers, perché un tempo in 11 contro 10 il pareggio è un qualcosa d'oro per gli avversari. Ma quel Ribera è il pro di foot oppure no? No, non è quello, non è lui, quindi niente. Tarini ci chiede Raid di salva, certo, Raid di salva subito, è già in live? No, sì, di salva stai seguendo lo streaming. Allora, io a questo punto chiederei innanzitutto alla chat se ha commenti sulla partita. Mentre no, ovviamente Ribera non è quello originale, è solamente Johnny, che però si è fatto il pote che si chiama Ribera, perché non so, è un fan a quanto pare. Allora chiederei a Johnny dalla regia
se possibile, visto che io non ne sono in grado, cioè davvero non lo so fare, lanciare un raid a DiSalva 3007, che è il mio moderatore di fiducia che mi ha accompagnato in questo viaggio che è comunque appena iniziato. E il canale si chiama... Come si chiama il canale? Oddio, adesso vado subito a vedere. Come si chiama di preciso? Cambia nome sempre. Ecco qua. Andiamo a fare un raid a DiSalva 3007, per favore. Dunque, quello di foot sì, Ribera ovviamente è quello forte, però no, in questo caso no, in questo caso è Ribera scarso, che si chiama Johnny, quindi niente. Quindi direi di mandare questo raid e di salutarci a brevissimo. Per ora non possiamo farlo, non appare, sì perché ha appena startato. Vabbè, vedi quando appare. Comunque ragazzi, se avete commenti sulla partita, buona giornata Reslatan. Prima della live va dato il follow. Devo followare lui? Ah, ok, forse ho capito. Sul Pro Club ho sempre notato che sulla fascia destra è più difficile costruire azioni, la sinistra è sempre avvantaggiata. Sì e no. Sì e no, per questioni di telecamera, ci sta chi si trova di più da un lato, chi si trova di più da un altro. Poi non so, magari è pure questione di piede per qualcuno. Comunque, boh, ma va followato. E che senso followato? Cioè, prima di avviare questa live andava followato? O si può fare pure adesso? Perché adesso io non lo posso fare perché non ho l'accesso a Twitch con questo canale, ho l'accesso a Twitch con il mio canale privato. Allora fai direttamente l'host. Eh sì, a questo punto dai, spariamo un host gratis per il nostro amico di Salva. Sì, per telecamera, esatto, sì, essenzialmente sì, per telecamera. Ecco qui il raid di Salva è partito. È partito. E con questo commento finale sulla telecamera, che è vero, la telecamera di FIFA è sempre un mistero, anche perché cambia da stadio in stadio. Questa è una cosa che non so, io spero fisseranno in futuro, perché allora è possibile che con gli stessi parametri in uno stadio c'è una telecamera, in un altro stadio c'è un'altra. Io vi saluto e vi do appuntamento. Allora, martedì prossimo potrebbe non esserci nulla, perché questa dovrebbe essere l'ultima settimana. Martedì prossimo, a parte che è la vigilia, quindi no, la vigilia al massimo facciamo gli auguri su Twitter, ragazzi. Potrebbero esserci un appuntamento questo giovedì, come ultimo, o una sorpresa che non vi svelo adesso per venerdì, fascia oraria da definire. Questo è tutto, dunque, noi ci rivediamo con i ragazzi dei Makers stasera. Per il resto, alla prossima live. Ciao ragazzi!